Per il primo Festival della Missione, nel 2017, a Brescia, Missione Oggi aveva preparato uno speciale dossier sul ruolo degli istituti missionari in una chiesa ormai tutta missionaria. C'erano una volta gli istituti missionari. Allora alcuni lettori ci avevano spinto a completare l'opera con una riflessione sui movimenti ecclesiali. Così è nato questo dossier di novembre-dicembre 2022. Movimenti ecclesiali, nuove avanguardie della missione. Apre il dossier un'intervista al cardinal Kevin Farrell, prefetto del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, che risponde a una questione cruciale. I movimenti sono davvero le nuove avanguardie della missione della Chiesa? La riflessione continua con Massimo Fagioli, che offre un'interessante rassegna sui movimenti del post-concilio e con due teologi sensibili al tema, Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo, che espongono il pensiero di Papa Francesco sulle sfide e i pericoli dei movimenti. Mentre Stefano Raschietti e Agenor Brighenti tracciano una panoramica dei movimenti in America Latina in rapporto alla missione. L'ultima parte del dossier è dedicata al verbo imparare, con il pensiero sia alla Chiesa Cattolica in generale, sia agli istituti missionari. C'è sempre da imparare. Dalle associazioni, come la Comunità Papa Giovanni XXIII, si vede l'intervista a Giampiero Cofano, ma anche dai movimenti come i focolari in Asia, si veda l'articolo di Roberto Catalano. Infine, dalle altre chiese, si vede la testimonianza di Lidia Maggi sull'evangelizzazione itinerante. Buona lettura!